Benvenuti telespettatori di Sport Italia da Carlo Pozzoli per il match della 25esima giornata del campionato primavera team fra l'Empoli e il Lecce. Rizza il cross dentro, colpo di testa! Empoli in vantaggio! Il gol dell'1-0, il colpo di Barsi! La palla non di Rizza ma di Rossi e poi il colpo di testa di Barsi per l'1-0. Intanto però l'Empoli recupera il pallone su un errore, l'arrivo di Samoia e arriva il gol del raddoppio, arriva 2-0 e a segnare Baldanzi dalle proteste di poco fa al gol del 2-0. Tommaso Baldanzi, palla messa al centro, rimessa fuori, poi la conclusione e la palla che finisce in rete, uno sfortunato autogol. Il Lecce riapre la partita, se l'è messa in porta Guarino, disperato il difensore centrale di Boucher. Oggi non sembravano esserci segnali, il Lecce stava faticando, adesso però questo gol ha riaperto la partita. Nizet al cross dentro, attenzione perché c'è Daka in spaccata, super intervento di Fantoni che dice di no a Daka a un minuto dal 2-1, stava arrivando il 2-2, capolavoro di Fantoni che mura Daka, si resta 2-1, ma non c'è più tempo, vince l'Empoli e vince 2-1 in casa con Lecce.